Il meraviglioso sito del Palazzo Rospigliosi si è trasformato nella serata del 15 luglio, quando passato e futuro si sono intrecciati in una mostra evento unica. La storica dimora fondata dai Colonna intorno al 1151 e tra gli affreschi dei pittori manieristi hanno fatto da cornice alla mostra collettiva che ha visto esporre 40 artisti del panorama nazionale e internazionale con più di 100 opere grazie al patrocinio del comune di Zagarolo dal titolo Frammenti. Allora, Frammenti nasce circa 6 mesi fa dall'esigenza di indagare su quello che è il nostro animo, i nostri frammenti, frammenti della nostra essenza, ma non solo, partendo dalla nostra introspezione, andando fuori, quindi cercando anche i frammenti del territorio, della via, di tutto ciò che viviamo quotidianamente. La mostra, voluta fortemente e curata magistralmente dalla storica dell'arte Elisabetta La Rosa, ha visto gli autori impegnarsi nel realizzare opere uniche, per rendere in arte visiva ciò che la mente vorrebbe esprimere su tela. Durante il vernissage, oltre alla curatrice, sono intervenuti l'assessora Antonella Caspoli, assessore alle politiche sociali e pari opportunità. Avere questa continuità dell'arte contemporanea è soltanto una cosa che ci può fregiare ancora di più ed avere così in questo modo un di più. E io sono felicissima soprattutto che ci siano degli artisti, che si dia voce agli artisti, perché appunto gli artisti sono l'espressione del sociale. E la presidente dell'istituzione del Palazzo Rospigliosi, Andrea Celeste Peronti. Avere opere d'arte di così tanto spessore all'interno di un palazzo che è una dimora storica del 1500 è per me un grande onore. E è un grande onore soprattutto perché è l'unione tra il passato e il presente e ciò che sarà poi nel futuro. Una vera e propria festa dell'arte in questo evento che ha visto, oltre alle opere in mostra, l'accompagnamento musicale delle note dell'arpista Sirigi e l'intervento del performer artist Matteo Pelliccione con il suo quadro canzone. Innanzitutto io sono un pittore, quindi quando faccio le mostre non espongo solo i miei quadri, ma diciamo li accompagno anche con le mie canzoni. E quindi il quadro canzone è uno spettacolo in cui racconto i miei quadri con le mie canzoni, per avere diciamo un'esperienza secondo me più a 360 gradi dell'arte. Ogni linguaggio artistico si è contraddistinto per l'intensità del pensiero che lo accompagna, coadiuvando il fruitore in un viaggio metafisico fra colori intensi, paesaggi suggestivi e studi avanguardistici di matrice espressionista che susciteranno gli animi. Un'esposizione che avvolgerà i sensi e la mente. Un viaggio introspettivo nei frammenti che compongono la nostra essenza, guidati dalle opere degli artisti. Il fruitore potrà immergersi in diversi linguaggi e interpretazioni concettuali del proprio io. Un racconto a colori, coadiuvato dal progetto curatoriale della storica dell'arte Elisabetta La Rosa, molto attenta al mondo dell'arte contemporanea, sempre volta alla ricerca di artisti poliedrici e innovativi che possano farsi strada anche mediante la sua supervisione nel settore artistico. Oltre alle opere in mostra, presente l'installazione dell'artista locale Anna Maria Tani, che ha presentato il suo lavoro dal titolo Destrutturazioni, realizzata tramite l'uso di materiali di recupero, frammenti di manifesti pubblicitari trovati già strappati perché in disuso nel territorio di Zagarolo. Anna Maria Tani è un'artista del territorio e quindi lei ha proprio preso dei frammenti di manifesti, di poster trovati in loco qui a Zagarolo, realizzando questa installazione Destrutturazioni, proprio indagando su tutti quei materiali di scarto, tutti quei frammenti che noi magari buttiamo nella vita quotidiana e che in realtà possono diventare oggetti di riuso e opere d'arte. Tantissime le opere che hanno riempito le 6 stanze del Palazzo Rospigliosi. Una collettiva dove ognuno degli artisti ha voluto sviluppare il tema principale della mostra attraverso il proprio stile, il proprio modo di vivere l'arte e non sempre si intuisce nell'immediato il messaggio, ma proprio perché questa difficoltà fa sì che nei colori, nelle pennellate, nella stesura e nell'amalgama della tavolozza si provino quelle sensazioni e quelle intuizioni capaci di far innamorare il visitatore di questa
o di quell'opera. Le opere sono tutte proprio incarnanti il tema, chi con l'astratto, chi con il figurativo, ognuno ha estratto la propria essenza trasmutandola in materia pittorica su tela. Ottimo l'affluenza di pubblico a Corsa per visionare da vicino queste splendide creazioni e il pubblico si è lasciato coinvolgere dalla vastità e dalla completezza di opere presenti, sentendosi coinvolti e trascinati, mostrante un entusiasmo e un forte interesse. Una meravigliosa serata di arte, cultura e spettacolo.